Presidente, la provincia di Avellino sostiene una masterclass per i mestieri dello spettacolo a Cairano. Non era scontato, è quasi una scommessa, no? No, non è una scommessa. Noi abbiamo la certezza che qui a Cairano le cose si faranno e si sono fatte, insomma, in una maniera anche brillante. Per cui la provincia ha puntato su quest'area, quindi attraverso questo protocollo d'intesa che c'è, per valorizzare piuttosto un'area particolare dove c'è bisogno di creare attenzione, soprattutto per queste aree interne, e dove la provincia deve sapere equilibrare, tenendo conto anche di questi corsi che vanno fatti, e ma dare ai giovani anche una prospettiva. Questo è un risultato importante che parte da Cairano, ma che è la provincia di Avellino, quindi potrà raggiungere risultati importanti attraverso anche questi messaggi culturali. La provincia, quindi, sulla cultura, insomma, su cultura, turismo, sta investendo. Sì, è chiaro che il progetto è partito dall'amministrazione comunale, qui dal sindaco, dal consigliere provinciale, per cui è stato da noi valutato come un progetto molto, molto interessante, per cui faccio i miei, insomma, auguri all'amministrazione comunale, al sindaco e ai comuni vicini per questo protocollo d'intesa, per un gran lavoro che stanno facendo. Per cui è una cosa positiva per l'Irpinia. Noi stiamo puntando proprio su questo, e quindi tenere questa, insomma, questo corso e questa esperienza qui proprio al centro di questo programma che stiamo portando avanti, insomma, è la conferma che l'attenzione che va rivolta alle aree interne, alla promozione del nostro territorio, alla cultura e alle cose importanti che noi facciamo, è, insomma, è importante anche per noi.